In questo breve video, un frammento del podcast contemporaneamente, integralmente disponibile su Parallelo Neuroscienze 42 su sistemiche Artribul. cercano di capire appunto come queste popolazioni di neuroni nel loro complesso riescono a supportare queste funzioni cognitive. C'è un aggancio, c'è una relazione abbastanza forte con discipline, diciamo, tradizionalmente pensate non come parte di quelle che sono dette life sciences, cioè della biologia, tipo fisica, matematica, ingegneria, informatica, Informatica. perché sono delle piccole macchinine, se vogliamo, che operano come dei piccoli calcolatori e messi insieme in rete operano come dei calcolatori molto complessi, cioè sono degli Questa strumenti cosa è che di fatto. fantastica. Pensare che, no, che il pensiero interagisce in questo modo anche con la chimica, con la fisica, cioè è fantastico, ma il computer permette anche di visualizzare La molte fioritura cose. dell'individualità, ma in un sistema collettivo di produzione proprio del processo creativo. E quindi questa cosa non ha tardato a venire anche nella E in pratica questi 20 anni ho artistica. vissuto e quindi ho cambiato anche città, paese, continente ogni volta seguendo le comunità con le quali lavoravo. Ormai sono più di 7 milioni di persone, non il pubblico, ma i partecipanti ai progetti che facciamo e abbiamo lavorato in oltre 23 paesi. Quest'anno arriviamo a E 24. soprattutto Noi facciamo un lavoro molto focus sul corpo, però capire i processi collettivi, anche che cos'è questa comunità. Le varie comunità che sono in una comunità, insomma, è una cosa molto importante. La partecipazione non è solo la metodologia, diciamo, che utilizzo, ma è anche proprio un contenuto teorico sul quale mi piace molto che lavorare. bel racconto che hai fatto. Quindi siete una squadra, cioè sei quasi, da come hai raccontato, no? Sei quasi, come dire, il leader di un team, no? Immagino che mette in moto, tutta questa. In realtà è molto curioso questo perché anch'io mi stupisco, non sono un'artista, diciamo, convenzionale, nel senso che faccio molte cose in studio, ho degli assistenti in studio, ma in realtà non esiste un vero team che va a lavorare. Mi piace parlare al plurale perché non riesco a parlare in altro modo, però i team vengono di volta in volta costruiti e formati nelle città dove lavoriamo con persone che io non conoscevo prima. Che E bello, quindi quindi proprio come dire, un processo di ascolto prima di tutto, no? Di ascolto e di incontro. conoscenza, di incontro, sì, è molto Bello, interessante, molto molto bello. bello. In che modo le due intelligenze potranno convivere in maniera più o meno fruttuosa, magari anche conflittuale, magari anche problematica. E quelli sono capitoli che vanno poi a influenzare anche no, come dire, problematiche di tipo etico, se vogliamo. Insomma, molto inquietante, molto interessante e molto inquietante perché, insomma, meccanismi e quantità e architettura da replicare poi in artificiale. Allora mi viene in mente se uno dei principali obiettivi può essere il neuromarketing, no? O magari anche il miglioramento della qualità della vita, perché poi la poesia, penso e spero che non la troverete mai. Dove si trova la poesia? Questa è una bella domanda. In realtà, come forse Marinella sa, ci sono sistemi di intelligenza artificiale che fanno il contrario di quello che dicevo, cioè invece che analizzare immagini e interpretarle, producono immagini, quindi sono in grado di, in base a istruzioni o semantiche, di creare opere d'arte Beh, e di fatto creano. mi permetto, l'arte è quella minuscola intuizione dell'artista, quello vero, che fa fare al pensiero umano un passo avanti. Quindi quello che ha detto lei può essere una bella immagine, ma è difficile che sia arte, per carità, questo è il mio pensiero, ma insomma anche a sentire i grandi critici d'arte, insomma l'arte è un'altra cosa rispetto all'immagine, al prodotto, ecco, è proprio il pensiero No, che va era avanti, no? interessante Beh, tutto questo, ma dietro c'è sempre l'uomo. Ovviamente ho visto tante cose fatte anche molto belle, ma è cosa si sceglie di usare e
come lo si usa che fa la differenza, e quindi c'è sempre la capacità umana. Gli artisti non sono nuovi a utilizzare tecnologie di ogni tipo, ma come dicevi bene tu, Maria Antonietta, c'è una grande differenza. L'arte è un processo anche molto ancestrale. Scienza e mercato. Chi guarda fuori, da fuori, attraverso una finestra aperta, non vedrà mai così tante cose come chi guarda da una finestra chiusa, scrive Baudelaire nei poemetti Les Plaines de Paris. Molti altri scienziati intervistati hanno fondato luoghi di ricerca con finanziamenti pubblici e privati. L'ultima per il benessere, direi, psicologico, cognitivo, emotivo degli esseri umani, ma anche perché poi nel lungo termine è sulla ricerca di base che si fonda la ricerca applicativa. Cioè sono le ricerche che vanno a fondo dei processi naturali, che poi consentono di scoprire quelle novità che da qui a 10 anni, 15 anni fanno sì che tu abbia la molecola nuova che ti cura il cancro. Quindi in contemporaneamente trovate dialoghi di arte, scienza, letteratura, storia, filosofia, architettura, cinema, economia e molto altro, per leggere il contemporaneo attraverso il pensiero dei suoi più autorevoli interpreti.